non l'avevo mai visto. Non cosa può piacere. Cioè, questo sembrava un posto triste perché vedevi tutte le persone lavorare, invece da noi alcune persone non lavorano, escono. No, ma dato ogni bella impressione, però non ci andrei mai sopra, mi sentirei fuori loro. No, è più semplice, più... Sembrano tutta una famiglia. Mi sentivo in più con loro. Questo è perché sono diverse, magari il colore della pelle, non lo so. Infatti me ne volevo andare. Io in 3 giorni pare amicizia. Io non capisco quello che dico. Ma come facciamo? La strada è il luogo con il quale per primo le ragazze hanno il contatto. Io sono Stefano e sono di Brancaccio. C'è una mia amicizia con un ragazzo marocchino di circa 8 anni. Che è finita a causa di suo padre che non voleva che lui parlasse oppure si ambientasse in Italia perché doveva tornare in Marocco. Ci ha separato dopo 8 anni d'amicizia, perciò è stato un trauma quasi perdere questa amica, era come un fratello per me. Io sono Nino del quartiere della Noce. Ci possono cadere tutti. Io ci sono caduto perché era venuto a mancare mio padre. Si inizia ovviamente con il tiro e poi da lì non sono più uscito fuori da questa strada, è durata 10 anni. Avevo un po' di orgoglio di non farmi vedere in quelle condizioni, cioè fuso. Quando mi andavo a prendere la dose, me ne andavo a farla a casa mia. E questa cosa però mi ha escluso dal mondo poco a poco. Sono Jessica e sono di Giacomo. Non ho mai chiesto uno di madre, quando ho fatto fino alla terza media ho tentato di poter lavorare perché avevo problemi economici in famiglia, mi sono data la madre, cioè da fare anche io. Avevo 14 anni, quindi quando lavoravo, metto che ho preso dei conservati, però anche per noi pochissimo. Quando sto tutto il giorno, prendo 4-5 ore al mese. Dalle 9 del mattino avevo un'ora libera di pranzo e poi mi andavo alle 8 di sera. Cioè risparmiamo, evitiamo alcune cose tipo sempre di uscire il sabato, sarò con tutta famiglia. Ci stringiamo un po' di tempo. Ho 20 anni, tutto il giorno impegnato, senza essere un giorno libero, cioè pesante. La vado pensando adesso da ragazzina, cioè vado facendo cose da ragazza. Prima per un poco tempo fa facevo qualcosa da mamma. Sto in compagnia con ragazzi della mia età, vado conoscendo persone nuove. Io sono Morena e sono di via Messina Marina. Io sono Nella e sono di via Messina Marina. La comitiva è un gruppo di ragazzi che si riuniscono il pomeriggio, la sera, stanno assieme, escono assieme, fanno tutto assieme. Questa è la comitiva. Quando mi diverto non penso a niente. Io per divertirmi non bisogna per forza fare qualcosa tipo una crociera, anche stare un pomeriggio con gli amici a parlare delle cose più banali, già io mi diverto. Perché se non si fa niente, pure se ci stiamo in compagnia, già sì, una si diverte lo stesso. C'è bisogno di spendere soldi per divertirci, il divertimento è assicurato anche se stanno con loro in un piccolo spazio. Io sono Willy. E sono studente universitario. Problema qui a Palermo è la mancanza di infrastrutture per la deambulazione disabile. Come fa? Sono Alessandro e vengo dalla Noce. Le scuole di oggi non sono più come le scuole antiche e non c'è più lo stesso rispetto che c'era prima per gli insegnanti. Ora nelle scuole c'è i ragazzi che fanno quello che vogliono e nemmeno il rispetto reciproco fra gli alunni. Gruppi di ragazzi che maltrattano, per dire, il ragazzino più debole e fanno atti di bullismo, maltrattamenti, mi impongono di fare certe cose e anche certe volte alzando molto spesso le mani. Capita in una discoteca, per dire, che sono magari abbastanza ubriachi e si picchiano mezza discoteca praticamente, tutti contro tutti, colpi di bottiglia e tante volte sono scappati anche molti morti. Va. Io sono Sabrina e vengo dalla Noce. Volevo dire la mia esperienza, cioè quella di essere cresciuta senza un padre, ma con una madre che faceva entrambi i ruoli.
E mia madre mi ha saputo crescere me e mia sorella con, dandoci un'educazione giusta e dandoci tutto quello che poteva, e se sono così è grazie a lei, e volevo dirle grazie che non mi ha mai lasciato. L'insegnamento dei nostri genitori è stato molto preciso e definitivo, che a volte se non si sbatte la faccia contro il muro, certe cose non si possono capire. Sono Nunzio e vengo dalla Noce. Tramite amicizia, diciamo, ti inseriscono in qualsiasi lavoro, anche in nero, ma intanto guadagniamo un po' di soldi. Alla fine io porto tanto a casa, più io mi 500 euro in nero che mi porto a casa, meglio, che ti posso dire. Però nero non nero, se ne frega alla fine. Se si potrebbe prendersi in regola, meglio ancora, nessuno dice no. Certo che se uno si mette in regola nel lavoro è pure meglio, ma siccome non si trovano molti lavori messi in regola è difficile. La bellezza di Palermo qual è? Che come a Napoli, qua i lavori si inventano, io mi sveglio la mattina, mi invento un lavoro, lo posso fare. Vendi pure le caramelle, vendi pure dei pistacchi, noccioline con la bancarella e guadagni soldi. Se io di mattina mi faccio più un carrello e me lo faccio tutto quanto con la musica e tutto, io vado a prendermelo, vado a vendere i CD, poi io guadagno. Non faccio male a nessuno, io già questo lavoro me lo sono inventato. Prendere una bicicletta e portare il pane agli altri, invece che gli altri vengono a comprare il pane, faccio un altro, faccio un servizio più a loro, ma guadagno anch'io. Se io spaccio, sto posto che quella droga proviene da altre famiglie, perché io spaccio, i soldi mi riguadagno. C'è la macchina bella, l'amicizia bella, o il nero, non nero, però l'importante è che tu i soldi a casa li porti. E non fai del male a nessuno. Quello che lavora regolarmente, no, secondo me non ha senso, perché con i soldi, per esempio, se si compra una cosa lo può dire che se la sta comprando lui con le sue forze, invece se non fa niente, magari si siede al tavolino del bar e magari già guadagna 500 euro senza fare niente. Come allora, tu quello... secondo me non è giusto. C'è uno spacciatore che deve fare, e se la controlla i poliziotti che se lo beccano, deve trasportarla e tutto. Ma non è pure il lavoro trafficante, pure là, sono due lavori uguali. Trafficante? Che devi stare attenta agli altri se ti beccano o no. Sì, ma è... cioè, secondo me non la penso così. Secondo me io mi sto... Io vedere, ma è un lavoro. Padre di famiglia che sta morendo di fame, il lavoro non lo trova, gli dicono spaccio e ti do i soldi per cappare la tua famiglia. Uno lui non lo fa. E io se io devo cappare i miei figli per morire di fame faccio pure la puttana. Nei 25 quartieri della città di Palermo ho scoperto che più del 60% dei quartieri ci sono disagi, ci sono problematiche, ci sono forti sbandamenti e che mancano diverse strutture
ecco, per dare loro un futuro, una crescita sana, un equilibrio. Non ci sono luoghi di integrazione, non ci sono strutture per ricreatività, per lo sport, per tante realtà. Questo non c'è un punto di riferimento. Poi c'è chi mi diceva la palestra, c'è chi voleva magari uno spazio, ecco, per riunirsi con i giovani, un campo per giocare a pallone. E poi tanti di loro mi dicevano, ma a chi dobbiamo chiedere? Mi chiamo Paola, sono siciliana, ho lavorato in alcuni quartieri della periferia di Palermo per 6 anni. Eravamo per la strada con un ragazzino, uno dei più difficili da gestire in strada. Un suo amico, un ragazzo, un bambino che noi avevamo seguito, era entrato in una comunità e con quest'altro amichetto avevamo pensato di scrivere una lettera da portare a questo bambino che era in comunità e di cui lui sentiva molto la mancanza. Non avevamo carta e il vento ha portato un foglio di carta che io non avrei mai preso. E questo bambino di 8 anni aveva allora. No, c'è la carta, prende la carta e scrive. A me faceva un po' schifo quella carta, perché era sporca. Lui ha strappato le pagine già scritte, ha utilizzato il foglio quello libero. E a me questa cosa mi è rimasta impressa. E da giovane comincia a ritrovarsi per strada, avere amici sbagliati, ecco, comincia a credere che questo è il modo di vivere. E lì poi comincia un percorso senza uscita. Le esperienze negative portano ad altre esperienze negative fino a che poi rischia di trovarsi solo. È difficile per loro avere un contatto con l'adulto che non sia persecutorio, che non sia solamente quello che punisce, ma con un adulto diverso, che è l'operatore, che è quello che a 30 anni ancora non è sposato, addirittura non è nonno, come la maggior parte delle persone che vivono lì, che sono già nonni. E infatti io mi ricordo una frase di una ragazzina che ci chiedeva quanti anni avessimo, all'epoca avevo 25 anni.